Salve a tutti ragazzi, oggi andiamo ad analizzare un nuovo video. Ci siamo stancati di commentare solamente i fighter già famosi. Cioè quelli conosciuti già li conoscete, capito? Già li sappiamo, già. Andiamo a ravanare dentro il YouTube per trovare nuovi fighter, nuovi spunti. Promesse del fighter italiano. Le nuove promesse del fighting italiano. Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except I pull in more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Allora qui, mamma mia, è già grosso questo. Mamma mia, sembra quello del video, quello quanto sei grosso. Ho fatto petto grosso, ho fatto spalle. Ma guarda quanto picchia quello lì, sta morendo di fame, ma è fortissimo. già la location l'ho fatto. Dalla Cina questo. Questo è arrivato dalla One, proprio fresco, eh? Wow, mamma mia, sono proprio dei... Qua vediamo un voto libero, proprio fatto molto libero. Guarda, questo sicuramente è forte, guarda come si scalda le spalle in questa scala. Ma dove sono? Nel garage, insomma. Qua è arrivato un personaggio del wrestling. Mamma mia, questo è ancora, ancora da sbloccare questo, tutto nero, tutto nero. Guarda come muove il collo, mamma mia, ha qualche tic strano. È per sembrare più cattivo. Ok. Bella, comunque l'inquadratura che fanno tutte le cose. Io conosco più la schiena di quello che il resto del video. Guarda che gancione. Mamma, questa è una merda. Gancione capo. Ma questo è UFC, stiamo guardando bene o è UFC? UFC Italia, sì. E mi hanno detto che anche McGregor si allena con questo. Ah, questo è fatto con PowerPoint sicuro. Mamma mia, però questo sono fire. Prima di tutto voglio dire che non hanno ancora scaricato il coso ufficiale dei video. Mamma mia, ragazzi, ma qua hanno... qua le botte, qua i calci. Oh! Sakara impara! Guarda lì, se lo prende. Questo c'è il cazzo. Mamma, quello c'è il cappuccio in testa. Sembra Jason di venerdì 13 quello, col cappuccio in testa. Wow, lo sta picchiando sulla cosa, è assurdo, come si chiama? Sul garage. No, ragazzi, questa è altro. Questo è un botto, ma si può fare con la presa. No, ma qua vale tutto, ragazzi. Qua vale tutto, qua sulla strada. Qua ha rischiato comunque, non c'è il tatami sotto, c'è il cerebro. L'ho alzato, che cosa? Qua lo vuole attaccare come un quadro. Dice tu diventerai un quadro. Lo vuole fondere contro il cemento. Ma poi studi in questo garage, deve essere qualcosa di diabolico. Guardalo lì. In tre! Stavano facendo il trenino, quelli. Assurdo, ragazzi, guarda. Non battano, guarda questo. Mamma mia, che ribaltone. Qua. Mamma. Anche ha subito anche i pugni che non ha preso, hai visto? Altro due o tre pugni a vuoto e... Dopo era ancora lì che si... Oh, minchia che scena, ragazzi. Che dire? Il video è finito. Allora, il livello del combattimento in Italia si è alzato veramente tanto. Non c'è la gabbia, non c'è il tatami sotto. Non è morbido, regole. Sotto. Zero regola, ragazzi. Raga, contro il cemento, qua ogni caduta la senti proprio sulla schiena. Cosa ci insegna? Quando andiamo nel garage a prendere la macchina, dobbiamo stare attenti. Potrebbero essere gente del genere, cattivissima. L'avete visto uno con il cappuccio in faccia? Pensa quanto sono scesi i prezzi dei box auto lì. Esatto. Per la paura di andare a prendere l'auto in box. Uno dice: vado a fare la spesa oggi, ok. Scendo giù a prendere la macchina, no. O vado a piedi con trolley. Per questo è cresciuto Amazon. Che adesso la fanno portare la spesa a casa. Perché molta gente, per colpa di questi fighter cattivissimi italiani, ha paura di uscire a prendere la spesa. Questo ci fa capire che quando la gente va a dormire la sera, i veri fighter escono fuori a combattere. Tecnica del combattimento l'avete vista? Stiamo cercando di fare un crowdfunding per comprargli un software originale. Perché c'è questa scritta by Power Direction Cyberlink, ragazzi. Hanno convertito con i programmi, sai quelli free? Sì, quelli del cellulare che ho fatto proprio malissimo. Sì. Quelli free che ti fanno convertire il codice tipo da 3GP a MP4. Però ti lasciano la scritta. Mica una scritta enorme, cazzo. Volevo fare un appunto sulla tecnica che ha fatto. Quando ha girato il tipo, mamma mia. Lo voleva mettere tipo. Mettere come quadro. Khabib utilizza tanto questa. Khabib, sei un coglione in confronto a questi ragazzi. Sì. Fortunato, perché venisse in UFC questo. Questo ti dà le scopole quelle. Ma la calza maglia in faccia, ma non perché le nascondi, è la sua faccia così. Se tu guardi su Facebook, la sua faccia, c'è la calza maglia. Ma se faccio la calza maglia. La calza. Se vi è piaciuto questo tipo di video, ditecelo. Al prossimo video. Ciao. Ciao a tutti, ragazzi.